Assessore Filipponi, presentato questa mattina il disciplinare, quello che sarà insomma il periodo natalizio con i mercatini di Natale, ma non solo. Sì, oggi presentiamo i mercatini di Natale, che sono solo una delle attrazioni di questo Natale a Teramo. Saranno mercatini che dureranno dall'8 di dicembre fino al 6 di gennaio, che hanno l'indirizzo di promuovere tutto il territorio provinciale nelle sue eccellenze e poi di accogliere anche tutti quegli hobbisti, tutti quei soggetti che vengono a proporre i propri prodotti all'interno della nostra città. Si terrà su due piazze, Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna, che saranno veramente addobbate in maniera straordinaria per questi mercatini. Quindi da domani saranno disponibili sul nostro sito il disciplinare e la domanda, e poi si avrà tempo fino al 26 di novembre per iscriversi ai mercatini. Saranno anche tante le iniziative, ripeto, non soltanto i mercatini. No, saranno tantissime iniziative, concerti, ci saranno delle opere che verranno esposte nella nostra città. Sarà un mese pieno di eventi, con una comunicazione che insomma punta ai territori circostanti e tutta Italia. Unica pecca, il non utilizzo di Piazza Martiri. Ma pecca no, perché diciamo che Piazza Martiri sarà utilizzata per altri eventi più grandi e più importanti, e quindi non la possiamo occupare con i mercatini in questo momento, perché avremmo dei problemi di safety e security. Quindi il motivo è che la dobbiamo lasciare libera per gli eventi più grandi, perché è la piazza più grande che abbiamo. E poi il motivo è perché noi vogliamo creare un flusso di persone che si muova su tutta la città e che non si fissi solo in Piazza Martiri o in altri luoghi. Quindi l'idea è di passeggiare dalla via Villa, Piazza Sant'Anna, Corso Vecchio, ecco insomma. Corso San Giorgio? Corso San Giorgio chiaramente per gli eventi che ci sono nella parte alta della città, quindi Villa, quindi Poggeo, sarà molto coinvolta. Poi ci sarà anche il Largo San Matteo, che verrà coinvolta da alcuni eventi durante il periodo natalizio.